Hai portato il mio disco a scuola, Killer King, passa parola. E ora senza il mio CD nell'iPod non vi passa più l'ora. Abbiamo invitato Emi Schilla perché ci ha incuriosito molto il suo successo, oltre che le sue canzoni. Questo ragazzo sta avendo un successo clamoroso e riesce a parlare alle nuove generazioni, ai giovanissimi, con un linguaggio, mi pare di poter dire, unico in questo momento. Quasi quasi la porto con me in tour. Ora tanti conoscono Kill per questo momento di gloria, altri conoscono un po' la mia storia, cantano tutti i miei... Ma tanti dicono tu arrivi dal web. No, no, io arrivo dalla strada e poi dal web. Ecco, cioè, è... il web è stato un passaggio fondamentale a cui devo molto, però non arrivo di... perché dire arrivi dal web sembra uno che è partito in casa, un nerd, ha messo le canzoni sul computer, ha fatto successo. Ma io prima di andare da internet, appunto, facevo il rapistrada, le battaglie di freestyle nei centri sociali, nei posti incasinati, nelle birrerie con gli impianti che non suona, i pastori tedeschi in mezzo alla gente. E alla fine di tutto, quando ho vinto un campionato italiano di freestyle che mi ha affermato come freestyler in quella che era la nicchia rap, ho iniziato a fare le canzoni su internet. Però c'è un bel pezzo prima. Buona, ma ora, quando incontro una vecchia signora, mi dice Killa, mio figlio ti adora. Essere un killer non vuole... E sono convinto del fatto che... se un ragazzino ascolta più me che suo padre o sua madre, non penso che la colpa sia mia. Cioè, sinceramente non penso che sia io a dover dare l'educazione ai ragazzi. A tutti i killer che scappano in casa, a tutti i killer che smattano in strada. L'Italia è un paese che ama cantare, no? Non è come gli States, che comunque sono questi quartieri neri dove... O anche in Francia, per esempio, ogni tanto guardo i concerti ci rimango stupito perché ci sono questi rapper e un pubblico magari di 1000 persone, non posso, 10.000 persone, e ricantano tutto il pezzo rap, è un pezzo rap composto da tante parole, no? In Italia questo deve ancora succedere, la gente non è abituata, cioè canta dei ritornelli e i fan più accaniti anche le parole, ma il pubblico medio, cioè mia mamma non rappa 200 parole in una strofa. È stata molto bella perché per una volta mi trovo dall'altra parte della pistola, no? Questa volta parlerò io da giornalista, ho scritto appunto queste 20 righe, diciamo, su un argomento che mi stava a cuore. Poi è stata una bella mattinata, molto accogliente l'atmosfera, molto belle anche le domande, un po' diverse dal solito. Killers, gente che fa brutti sogni come me. Killers. L'abbiamo invitato e gli abbiamo fatto delle domande sull'attualità per cercare di capire che cosa arriva di tutto quello di cui noi scriviamo e parliamo ogni giorno sul giornale, anche a un personaggio come lui e al mondo che lui in qualche modo rappresenta. È venuta molto bene, è stato molto interessante. Con questo pezzo a palla nell'hi-fi.